Le opere che Elisa Mearelli presenta in questa Microspace Competition sono dichiaratamente ispirate al racconto Avis Soleus di Neil Gaiman. E in effetti la cifra distintiva di queste opere è proprio l'atmosfera fiabesca che anima i piccoli gesti quotidiani, fino a stravolgerli completamente, fino a trasformare il mondo che conosciamo in un mondo nuovo, diverso, un mondo altro, dove le regole della fisica e della logica non hanno alcun valore. E così il gesto di bere un caffè o di pranzare cambiano completamente, vuoi perché le proporzioni tra gli oggetti mutano fino a rendere una tazza piccola come un ditale, mentre la forchetta si ingigantisce a dismisura, ma deve semplicemente prendere una carota. Vuoi perché il caffè, rovesciandosi dalla tazza, diviene un vortice di un grande lago, nei cui gorghi naviga sparuta una barchetta, che però si rivela essere di carta. E che dire di chi vive tranquillo nel proprio paesello, ignorando di essere in realtà case e montagne comprese in una enorme padella? Questo alternarsi e sovrapporsi di piani onirici crea un mondo che richiama alla mente il racconto Le rovine circolari di Jorge Luis Borges, perché si ha l'impressione che anche chi sta sognando possa essere null'altro che il sogno di qualcun altro, in un vertiginoso gioco di specchi che si riflettono l'un l'altro, spostando sempre un passo avanti la realtà, rendendo vera la favola.